Allora, ciao ragazzi, nuovo video sulle auto. Questa volta vi faccio vedere un po' di BMW nuove e usate qui sempre nella zona di Carju, il concessionario. BMW serie 1 114D 12.990 del 2014 a 79.000 km. Serie 1, sempre che questo, 58.000 km, viene 13.890. Interessante. Questo qui è un BMW 320 diesel, viene 15.890 ed è del 2014 con 123.000 km però. Questo è un BMW 750 X-Drive, viene 41.990. E del 2013 a 82.000 km. Questo qui viene 53.990, è un BMW 750, che è questo, è del 2015 con questo ha solo 26.000 km, questo è praticamente nuovo. Questo è un 530 di X-Drive, 34.990 a 73.000 km del 2014. Questo qui è un bel mezzo, questo qui è un bel mezzo, stai lontano. 40 diesel Gran Coupé, viene 40.890 a 95.000 km del 2014. BMW 520 diesel automatico Sportline, 44.480 del 2017, 18.000 km, questo è nuovo, questo è praticamente nuovo. Allora, questo qui è un BMW 218 Cabrio, c'è il prezzo in offerta che viene 41.490 e praticamente sì, praticamente nuovo, c'ha pochi chilometri, poco più di 10.000. uno è più o meno il prezzo è questo qui, questo viene 12.900 e, ah no, questo è più alto, 12.990 è una serie 1 BMW 114 iniezione, 35.000 km ed è il 2015. Allora, questo qui bianco e questo nero sono due X5 praticamente similari, vengono 39.990 e sono tutte e due del 2014-2015, hanno questo a 100.000 km mentre questo qui ne ha anche questo 100.000 km e vengono sui 39.990. Allora, questo qui è un BMW, sempre un X5, questo viene 39.890, è un X-Drive 2005 diesel, 39.000, però questo solo 59.000 km ed è il 2014. Basta, capito, Z4 32.890, c'ha 72.000 km del 2014. Di nuovo 218 Cabrio, viene 36.000 euro, 36.007. Limousine viene 115.000 euro. Faccio vedere anche quel mezzo là, così vediamo cosa costa. Questo qui è 54.000 in offerta, il 420 diesel cabrio. E questo qui è il BMW 1R, sempre nuovo, è in offerta a 23.990. Al mese si può pagare 199. 218 diesel, nuovo, è in offerta a 31.490. Serie 3, 3.330 drive, Gran Turismo, viene 72.000. Serie 5 viene 68.000 euro, il 530 limousine. Già che sono qui vi faccio vedere anche la Mini. Allora, praticamente questi qui sono, penso, dei semi usati, semi nuovi, vengono tutti dai 12 agli 11.990. Allora, una delle cose interessanti che puoi trovare qui in Germania, spostati, è il fatto che ogni tanto si trovano tutta una serie di auto a poco prezzo, e non so per quale motivo, o che erano delle flotte o devono svenderle. Per esempio, oggi qui
abbiamo tutta questa serie di mini color panna, probabilmente le devono svendere, vengono 11.900 qualcosa, sono semi usate praticamente, hanno più o meno la stessa data di immatricolazione, lo stesso anno, e vengono poco più di 11.000 euro. Quando feci un video del genere, lì addirittura erano nuove tutte quelle serie 1 che costavano cos'era 12.900. Il Piteco disse: no, ma non è vero, saranno usate, perché c'erano 20 auto tutte uguali, tutte robe erano tutte se. E quelle lì erano chilometri zero, queste non sono chilometri zero, queste hanno circa tutte, stai fermo da lì, hanno circa tutte sui 30.000 chilometri all'incirca, più o meno. Un paio di anni di vita, non so il motivo perché sono qui, comunque vengono tutti 11.000, sugli 11.990, 11.000, sono delle mini, ok? Ciao ragazzi!